Buongiorno a tutti, oggi parliamo ancora di potature, così con questo poi più o meno chiudo il ciclo delle potature di inizio primavera e per le aromatiche. Queste sono le ultime che ho lasciato da fare, le aromatiche, perché comunque sono quelle che sono più resistenti e tollerano anche quando non abbiamo proprio i tempi perfetti e non riusciamo a mantenere i tempi adatti a super adatti alla potatura. E siamo qua davanti a un bel cespuglione di Santoreggia Montana, che è una varietà di Santoreggia perenne. Ha la particolarità di avere la foglia un pochino più coriacea rispetto alla Santoreggia più comunemente conosciuta Hortensis, che è una Santoreggia invece annuale ed ha la foglia molto più tenera. Vedete che questo cespuglio, a cui io sempre ho dato una forma arrotondata, ha cacciato queste sommità dove poi aveva fiorito l'anno scorso, adesso si presentano completamente secche, quindi andranno eliminate. E questo è un discorso che vale un po' per tutte le erbe aromatiche che hanno già un fusto un pochino più legnoso. Si taglia praticamente dando una bella forma quando è possibile sopra alle ultime foglie verdi. Adesso io inizierò, come vi ho già fatto vedere le altre volte, inizio sempre da sotto. Qui è facile perché abbiamo il secco che ci dà, aiuto le mie forbici. Vedete che comunque io provo sempre a dare ai miei cespugli una forma un po' arrotondata. Si possono anche dare altre forme, magari non così arrotondate, un pochino più giocose, quello dovete deciderlo voi, anche poi in base ai cespugli che avete, dovete sempre vedere ognuno ha le sue piante e quindi non si può mai dire così in specifico. Proseguo finché ci vediamo tra un po', così vedrete poi il lavoro ultimato. Ecco qua gli ultimi colpi di forbice, proprio per rifinire ancora un po'. Ecco qua, perfetto. Se rimane qualche punta secca, perché non è che possiamo tagliarle una per una, non preoccupatevi. Ricaccia molto velocemente, quindi naturalmente verranno subito coperte dalle foglioline nuove. Ecco qua, è davvero un bel cespuglio. Ha già anche i suoi anni. Ecco, perché questa è una delle prime aiuole che ho fatto quando sono arrivata qua. Qui c'è un timo, normalmente il timo non ha bisogno di grandi potature, eventualmente quando tende a scappare troppo, cioè a venire troppo lungo, potete anche lì dare una cimata, semplicemente non troppo drastica. Quindi possiamo vedere che qui questo mi sembra secco. Naturalmente il secco va sempre tolto per quanto è possibile. Ecco qua. Fa proprio solo un po' di pulizia, niente più. Adesso vi faccio vedere ancora il finocchietto, che non è da confondere con il finocchio che conosciamo che coltiviamo nell'orto. Si tratta del finocchietto vulgaris che viene utilizzato, ne vengono utilizzate le foglie. E hanno questo sapore molto dolce, molto piacevole di finocchio. Anche i semi, con i semi dovete seguirli un po' perché c'è un po' la tendenza che sono amati tantissimo da tantissimi animaletti. E quindi se non intervenite un po', li tenete sott'occhio, non raccogliete neanche un seme. Comunque, in ogni caso, è una pianta anche questa molto rustica che non ha bisogno di particolari cure. E come ho detto vegeta molto di foglia, quindi ne useremo a volontà le foglie. Vedete in questo caso, eccolo qua, il finocchietto volgare, finocchio vulgaris o finocchietto,
Toglieremo gli steli dell'anno scorso, che sono secchi, tagliandoli alla base. Vedete, lui ricaccia già, ne abbiamo già mangiato, perché naturalmente in primavera, appena le erbette escono, si fa subito un giro per raccogliere e per mangiarle, perché sono davvero, dopo l'inverno, la cosa più bella che c'è quando la natura si risveglia. Qui abbiamo la Santolina viridis, chiamata anche erba oliva per questo suo aroma, profumo, ma anche gusto di olive, di olio di oliva. Anche questa, se volete, perché scappa un po', potete giusto cimarla per darle, mantenerle magari una certa forma, vedere dove scappa troppo. Questa io non intervengo neanche particolarmente, perché vedete si presenta abbastanza bene, quindi proprio solo una spuntatina per arrangiarla un po'. Ecco qua, naturalmente se è asciutto, adesso no perché ieri ha piovuto, ma se il materiale è asciutto e pulito, nel senso che non è pieno di fango, non si è interrato, potete poi naturalmente già cominciare a seccarlo per avere poi la scorta per il prossimo anno. Io adesso, come ho detto, non lo uso perché è bagnato, quindi preferirò poi raccoglierlo, perché vedete anche ne ho un bel cespuglio qua, è una sola pianta, lo raccoglierò poi più avanti sicuramente. Anche qua solo giusto come un po' dal parrucchiere quando andate a farvi dare una spuntata ai capelli. Adesso ci spostiamo nell'altra mia area delle aromatiche, perché vi faccio ancora vedere l'issopo e anche magari le solzia stantunee, così possiamo vederle insieme. Venite con me. E mentre andiamo in là vi posso spiegare un po' in generale il concetto, perché io capisco, adesso voi mi comincerete a chiedere, ma poi la menta come la taglio, e questo come lo taglio, l'altro come lo taglio. Il concetto è sempre quello: quando queste piante aromatiche si presentano come erbacee, potete pulirle sia in autunno, ma se siete, non avete tempo, se siete in zone dove in autunno poi c'è freddo, l'inverno è molto freddo, potete procedere in primavera, andrete a tagliare normalmente alla base tutta la parte che ha finito la sua vegetazione dell'anno, proprio perché essendo erbacee andranno ad appassire fino alla base, tipo appunto le menta, cosa mi può venire in mente, l'ifeion, visto che adesso passiamo davanti all'ifeion, l'origano, eccetera eccetera. Invece, come abbiamo visto con la Santoleggia montana, quando le piante non sono veramente legnose ma hanno già dei fusticini che non si presentano più erbacei, diciamo andranno sistemate, come abbiamo proprio visto con la Santoleggia montana, tagliate appena sopra le ultime foglie, magari spuntiamo anche ancora proprio le ultime foglie verdi. Adesso qua ne vediamo un'altra che io ho già cominciato a tagliare, poi non ho finito, anche qua faremo lo stesso lavoro. Però possiamo vedere benissimo anche l'issopo, perché anche l'issopo si presenta un po' con questi fusticini che non sono veramente erbacei come dalle menta, per esempio, perché sono già leggermente legnosi. Vi farò vedere adesso. Vedete che hanno già un aspetto più legnoso. Questo, appunto, qualsiasi tipo di sopo, esistono diverse varietà con diversi fiori, diversi colori, andranno ribassati diciamo a un 10-15 cm dal suolo. Dipende anche chiaramente sempre dalla vigoria della vostra pianta. Se una pianta è stata appena trapiantata, è molto timida e molto triste, la potrete abbassare anche un pochino di più, tagliare anche un pochino più basso, di modo che la stimolerete a gettare tanti getti nuovi. Quando il cespuglio invece è già un pochino più avanti, come ho detto, possiamo tenere tranquillamente anche un 15 cm. Anche qua dandogli proprio un po' una forma
un pochino arrotondata, che poi perderà crescendo perché tende a venire un pochino più disordinato, ma non è assolutamente spiacevole, anche perché offre delle fioriture davvero belle. Adesso è qua tra le erbacce, tutto quanto si vedrà ben poco, non voglio togliere tutto perché qui ad esempio abbiamo la portulaca invernale e quindi questa la mangiamo normalmente, non va tolta. Adesso diamo solo una pulita appena appena velocemente per farvi vedere, anche perché cosa succede altrimenti, come qua potete vedere, questi rami più bassi si sono già un pochino appoggiati al terreno, se noi non togliamo le erbacce non li vediamo e questi daranno poi un aspetto un po' triste al nostro cespuglio, quindi andiamo anche loro a ribassarli per bene. Ecco qua, adesso vediamo ancora un attimo. L'elsolzia, che è subito qua, eccola qua, vedete, questa presenta proprio dei cespi abbastanza legnosi e questa potremmo dire la tagliamo come abbiamo tagliato un po' i cespugli ornamentali, un po' con quel concetto, perché vedete che poi col tempo cominciano anche a venire fusticini un pochino più grandi, davvero legnosi, che poi potremmo eliminare per consentire alla pianta di cacciare nuovi getti giovani e quindi ringiovanirla. Quindi partiamo da questo concetto che tagliamo tutte le parti che magari si sono troppo invecchiate, quindi sono troppo grandi. Non avevo previsto questo lavoro e non ho il seghetto portato di mano, ma proverò con le forbici. E vai! Siamo forbicioni un po' più grandi, così. È anche radicato, però non lo tengo perché ne ho parecchio. Così andrò a eliminare tutti i rami più grandi, quelli più mal posizionati, troppo esili. Adesso elimino ancora quelli proprio più fini, secchi o troppo deboli. Dopodiché cosa faccio? Abbasso tutto il mio cespuglio, tutto quello che voglio mantenere. Anche qui vedete l'altezza dell'anno precedente. Una gemma, due gemme più alto. In questo modo. In modo da ribassarlo, per contenerlo. Perché comunque poi getterà dei rami abbastanza importanti, come vedete, nel corso della stagione. Anche qui cerchiamo bene o male di mantenere sempre una, più o meno la stessa altezza di taglio, proprio per dare già anche un po' di tono al nostro cespuglio. Quando succede questo caso, vedete, spero vedrete bene, questo lo possiamo tranquillamente eliminare ed eliminiamo anche il ramo più interno e abbassiamo il ramo esterno. In questo caso dove mantenendo più o meno sempre la stessa altezza di taglio succede che poi i rami si dividono, si biforcano, possiamo, sempre per mantenere e stimolare la pianta a gettare nuovi getti, eliminarne qualcuno,
magari non tutti in una volta, come ho detto, cercate sempre di fare, di vedere anche le proporzioni del vostro cespuglio. Quindi uno l'abbiamo eliminato, questo lo teniamo ancora perché vediamo questo giovane che è nato qua, quindi il prossimo anno magari lo taglieremo qua, teniamo anche ancora quello sotto. Le potature si possono sempre aggiustare poi nel corso dell'anno, soprattutto dalle aromatiche, ma anche poi il prossimo anno, quindi non andate troppo pesanti e neanche troppo leggeri, cercate sempre di valutare bene come sta il vostro cespuglio e di tenere una potatura media, così si va sempre sul sicuro. Benissimo, adesso anche questo che è un po' scopazzo, eliminiamo qualcosa. E voilà. Adesso voglio ancora farvi vedere una cosa che mi è successa quest'anno, alquanto particolare. Così recupero le mie cose che poi andranno trinciate. E vi parlo un attimo di salvia. Venite a vedere cosa è successo. Bellissimo cespuglio di salvia che avevo fatto vedere l'anno scorso, non so per quale ragione, se è stato dovuto all'inverno molto secco oppure a qualche animale che si è infilato sotto nel terreno, ha scavato delle gallerie, quello non lo so, non ho capito. Comunque il problema è questo, si presenta in questo stato completamente secco. Allora cosa faccio? Vedete che qui nel passaggio un pochino, 5 minuti avevo già tagliato. Cosa faccio in questo caso? Io taglio tutto basso. Andrò a tagliare tutto così. Proprio basso. Vedete che qualche ramo butta foglie verdi e quindi dovrò fare una potatura un po' drastica, perché così sicuramente non lo posso lasciare perché non è assolutamente estetico. Quindi adesso procederò proprio a tagliarlo, un lavorone, perché è davvero un cespuglio molto grande. E poi nel corso della stagione vedrò se la pianta non avrà sopportato la mia potatura e peccato, mi dispiace, a questo punto cambierò le piante, perché o si riprende o proprio il problema già di suo è stato così grave che non c'è niente da fare, quindi rischiamo, ma intanto qualcosa bisogna fare, si fa e si vedrà. Magari vi farò poi vedere a lavoro finito, perché qui ci vuole un po', e oltretutto perché mentre io faccio questo lavoro il cameraman deve andare a zappare in orto, quindi ci vediamo più tardi, dai. Vedete, adesso lavoro terminato, ho fatto proprio una potatura di quelle drastiche, perché come vi ho fatto vedere prima il cespuglio era proprio mal ridotto e quindi sono intervenuta drasticamente cercando di tagliare sulle foglie giovani che comunque sembra che escano. Vedete, chiaramente non ho fatto rifinito ogni taglio, perché mi ci vorrebbe una settimana solo per questo. Adesso vediamo come reagisce. Questi getti, vedete che la salvia poi mette questi rami che, appoggiandosi a terra, radicano e creano nuove piante. Per questo, da due piante che avevo messo, il cespuglio si era allargato di molto, perché con la propaggine loro creano nuovi piccoli figlioletti, che vedete comunque questi sono ancora abbastanza belli. Così gli ho proprio solo dato una spuntatina per invigorire anche un po' loro e basta.
Sicuramente esteticamente non è un granché, lo potete vedere, ma d'altra parte è un intervento di emergenza, viste le condizioni delle piante. Così vi farò poi vedere durante il corso della stagione se si riprende, come si riprende e come avrà reagito. Con questo, adesso è anche uscito vento, così spero mi sentiate bene. Concludo, vi saluto e ci vediamo presto. Una bella giornata a tutti. Ciao ciao!